Allora, delle due l'una, se vogliamo ragionare di slogan e parlare delle Cayman, dobbiamo sapere che alle isole Cayman, come pure in Delaware o in Lussemburgo o in Irlanda, fanno riferimento in modo del tutto legale e legittimo tantissimi fondi di investimento. Se uno non vuole parlare con tutti coloro i quali hanno una sede alle Cayman, o meglio, utilizzano il diritto delle Cayman, del Delaware, del Lussemburgo, dell'Irlanda, va a finire che noi non parliamo con quelli che ci comprano i nostri titoli di Stato. Lo dico per un candidato presidente del Consiglio, stia attento a dire non parlo con questi, perché è la volta buona che rischia di creare una situazione economica per la quale nessuno deve più investire in Italia. E il problema non è formale, il problema è sostanziale. Cosa dici a chi opera in questi settori? Come rafforzi il sistema economico per evitare di essere schiavi di un meccanismo sbagliato? Con quale coraggio ti confronti con questi mondi? E allora io di qui rinnovo il mio appello al mio segretario, al segretario Bersani, che su questo ha fatto polemica. Non importa andare alle isole Cayman, scelga una casa del popolo in provincia di Modena e confrontiamoci davanti ai cittadini su quali sono le idee per le banche, per la trasparenza, per il finanziamento e soprattutto per il rapporto tra l'economia e il futuro del paese. Confrontiamoci, è più bravo a dare il diritto di governare il paese. Renzi, i sondaggi la danno molto giù rispetto a Bersani per le primarie. Quali contromisure prenderà? Un leader vero non sta dietro ai sondaggi, cerca di cambiare i sondaggi. Io non ho mai commentato i sondaggi quando dicevano che eravamo in testa, non li commento adesso che dicono che siamo sotto. C'è un sondaggio quotidiano, che è il sondaggio dei comitati che nascono, delle persone che partecipano alle iniziative,